Se hai seguito gli altri nostri video dedicati a Leopardi, avrai sicuramente notato che abbiamo fatto moltissimi riferimenti a un'opera in particolare, lo Zibaldone. Ma che cos'è e perché è così importante conoscerlo per parlare di Leopardi? Lo vediamo nel dettaglio tra un attimo, ma intanto metti un bel mi piace. La scrittura dello Zibaldone di pensieri, questo è il titolo completo dell'opera, ha impegnato Leopardi in modo continuativo fin dal 1817, quando egli era appena diciottenne, fino al 1832 circa. La raccolta è immensa, ti basti pensare che conta 4526 pagine manoscritte in cui il nostro malinconico poeta ha raccolto riflessioni di ogni tipo. E se vuoi farti un'idea della sua composizione, immagina quest'opera come un gigantesco diario segreto che Leopardi ha tenuto nascosto nel cassetto per ben 15 anni. Ecco, il diario segreto di Leopardi comincia a diventare un po' meno segreto nel 1827, anno in cui il suo autore sceglie il titolo e comincia a stenderne l'indice analitico e tematico. Perché? Beh, per collegare le varie parti di quest'opera monumentale, che proprio in quel momento cessa di essere un insieme confuso e disordinato di appunti e assume invece un'autonomia propria. Ma cosa contiene esattamente lo Zibaldone? Beh, di tutto, infatti al suo interno si possono ritrovare pensieri riguardanti questioni filologico-erudite, linguistiche, letterarie e filosofiche, ma anche abbozzi poetici, pagine saggistiche e nello stesso momento note psicologiche e autobiografiche. I temi principali che ritroviamo sia nei canti che nelle operette morali sono tre. Il primo è la questione del rapporto tra uomo e natura, dopodiché abbiamo la riflessione sul piacere, e infine la teoria della poesia. Vediamoli brevemente uno per uno. Il rapporto tra uomo e natura assume in Leopardi sfumature diverse nel corso degli anni. Se all'inizio infatti la natura è considerata come benevola e generosa, si trasforma poi in una madre assassina che crea gli uomini al solo scopo di distruggerli. La teoria del piacere poi l'abbiamo già incontrata in molte delle poesie di Leopardi. Per il poeta il dolore nasce proprio dall'impossibilità di soddisfare il desiderio infinito dell'uomo con i piaceri finiti che invece ci offre la vita. E l'uomo, secondo Leopardi, è dunque condannato a una condizione di angoscia che lui chiama noia, derivata proprio da questo vuoto esistenziale. Infine, la teoria della poesia è l'ultimo dei temi che abbiamo citato. Questo si lega strettamente ai primi due, perché la poesia si colloca insieme alle illusioni e alla natura proprio contro la ragione. La cosa interessante del modo in cui Leopardi tratta il tema della poesia all'interno dello Zibaldone è che sfogliandolo vediamo comporsi pagina dopo pagina un vocabolario poetico ragionato, in cui sono cioè presenti le parole che per l'autore erano più adatte alla scrittura in versi. Insomma, è come se leggere lo Zibaldone ci desse una chiave di lettura privilegiata per capire la filosofia e il pensiero di Leopardi, e nello stesso momento sentirlo un po' più vicino a noi. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine di una nuova spiegazione. Come sempre, se hai dubbi o commenti, non esitare a lasciarli qui sotto. Noi ci rivediamo la prossima volta e se questo video ti è piaciuto, metti un bel mi piace.